adesso cosa c'è? Un promo su John Cena, vabbè dai, vediamo, cioè, tanto durerà. Il ritorno di Mr. Socco. Video. Infatti nel video, scusatemi se la mia faccia e i miei capelli cambieranno un po', ma mi sono appena svegliato. Infatti si vedeva dai capelli. Non toccare i miei capelli che sono magnifici. Grazie Sbenuato, grazie mille. Guarda che magazzi è Christian e Chris Jericho. Com'è aggraziata la voce di quest'uomo? Quanto un coro di vuvuzelas. Penso che infatti quando torturino un uomo facciano sentire la voce di John Laurina John, con in più l'audio delle vuvuzelas. Attento perché è una banana e non ho paura di usarla. Forza stronzo, diccelo. A parte che... No, ok, basta, parlerò, ve lo dirò, ci ha vinto Sanremo. Un'altra delle cose più... Arriviamo così al main event. John's match fra John Cena e Kane. Caso strano della vita, in un pay-per-view che si chiama Elimination, il main event non è uno dei due Elimination match della serata, ma un John's match. Si vede che non volevano essere banali, magari l'anno prossimo ci sarà un pay-per-view chiamato John's match, dove il main event sarà un Elimination. Questa rivalità è successo di tutto, ma guardiamo un po' come si è evoluta la rivalità fra John Cena e Kane. Riassunto delle puntate precedenti di Raw Super Show. Il bellissimo e dolce ragazzo Kane ha... No, ok, basta, parlerò, ve lo dirò, ci ha vinto Sanremo. E facendo capire così a tutti che io è in realtà una zonazione. Non fraintendetemi, va benissimo vedere un paio di culi e di tette, però è il concetto che è totalmente sbagliato. Nel wrestling devono combattere, devono essere bravi a fare culi e di tette e non sentire delle urla che ricordano vagamente quello di un film porno sadomana. È concettualmente sbagliato. È come se tu vai su YouPorn e anziché trovarti delle fighe, vedi Vince McMahon. Anche se questo annuncio io la prima volta che ho visto questo pay-per-view non l'ho veramente capito. Io di solito quando guardo un pay-per-view in lingua originale i dialoghi li capisco, però questi di John Laurie veramente non li capisco. Cioè, ma come non capisci quello che dico? No. Ma come, io che sono il general manager interim di Raw e poi io so fare la plala? Eh? Ciupa. Cosa? Ciupa. Ho detto... Vabbè, lasciamo perdere. Con un Brodus Clay che prende il microfono e dice che bisogna prendere il cellulare per chiamare qualcuno. Bisogna chiamare la propria... Ciupa! No, ma che sorpresa! Chi se lo sarebbe aspettato che ci sarebbe stato un match fra Charlie Haas e Charlie Haas? Scommetto che nemmeno Charlie Haas se lo sarebbe aspettato. Infatti era solamente un caso che Charlie Haas fosse vestito da McMahon con tanto di stivali, ginocchiere e protezione al polso. Così, caso strano della vita, i tre non litigano più con Funaki che è pronto lui stesso a concludere il siparietto. Infatti lo farà recitando molto ma molto bene. God bless. A parte che vabbè, può essere giapponese quanto vuoi, però l'ha detto veramente da schifo. Nascerà la faida l'Oh My God contro il God Bless Funaki. Anche se l'Oh My God lo dovrei dire io pensando a questi due che recitano. Subito dopo questo momento nel backstage, torniamo nel ring per vedere il match fra Billy e Suzuki. Suzuki secondo me è stato uno dei peggiori. Questi non solo me lo mettono in un pay-per-view, ma nel 2004 vincerà anche i titoli di coppia. Nel ring non è capace a fare niente, riesce solamente a urlare con quei cazzi di urli da cazzi di... quando deve fare una nerve hold. Solo per quello. Se devi prepararti una mossa più difficile, che cazzo fai? Vomiti l'anima? Comunque, recensendo questo incontro, perché lo devo fare, e tanto tocca sempre a me, Suzuki si presenta portato in tributo quasi come se fosse un imperatore giapponese. E tra lui e Hiroko è veramente difficile capire chi è quello con le espressioni facciali più schifose. Hiroko sembra pensare che cazzo, mentre che Suzuki sembra quasi chiedersi che cazzo ci... Si può vedere quanto Suzuki sia negato per fare il wrestler. Infatti lui stesso cannerà la sua stessa mossa finale. Fatemela rivedere. Ma che cazzo... Sarebbe una DDT in maniera reverse, però con la caduta sul ginocchio. L'ho già capita. Thank you.
cazzo, perché siamo pronti, se così si può dire, per il match delle divas. No, 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 non può essere. Dove cazzo è un cazzo che mi taglio le vene? Siete dei fortunati, cazzo, non ho neanche trovato una lametta. Basta solamente pensare che durante le entrate, Sable, che è la cazzo di turno, si mette a salutare i tifosi. Ma cazzo, sei una heel, ma mandali a cazzo, arriva nel finale. Le due atlete impattano l'un con cazzo. Siamo nel wrestling, perché minchia ti devi preoccupare se il tuo avversario ha subito un colpo. Tra l'altro è finto, non è un vero infortunio. Rimani lì, concentrata, vedi un po' come si evolve, ma per favore non ti mettere a piangere perché il tuo avversario si prende un colpo. Ma lo squallore non finisce qua in questo match, sarebbe troppo bello se ti interrompessero il match per un infortunio. Infatti fermi, aspettate, perché adesso vi rivelerò una cosa che nessuno sapeva. L'infortunio di Sable era finto! No! E così ne approfitta per fare un roll up ai danni di Tori Wilson e vincere così il match. A parte per un piccolo problema, una delle due spalle di Tori Sable non è mai stata al tappeto. Ma poi ci prova spudoratamente con la ragazza. E pochi secondi dopo gli chiederà se la bella ragazza avrà voglia di vedere il suo... Alt, qui ho già capito come andrà a finire. No, guarda che non hai capito niente. Porno. No, ascolta, non è come pensi tu. Come dovrei pensare? La ragazza è figa, lui è arrapato, quindi gli chiederà di vedere il suo... French T. Cazzo. Sì, esatto, il suo French... Cosa? Sì, René Dupré chiederà a Don Marie se vuol vedere il suo frenzo e improvvisa il suo ballettino lì nel backstage. Please? Giusto lì per buttare un paio di stereotipi sugli italiani. Please? Ce l'hai piccolo. Andiamo per un altro incontro. Perché come si può definire questo evento? Un insulto al cazzo, perché io ho ben due DVD. Il primo è quello che davano insieme alla Gazzetta dello Sport con il commento di Ciccio Valenti e Cristian Recalcatti, mentre il secondo invece è la versione masterizzata con la lingua originale completo. E in più Sky, mi sembra l'anno scorso, lo ha dato anche su Classics on Demand. Ah, ma quindi è un classico? Ah, non lo sapevo. Pensavo che fosse un orzo, è un classico. Sino a quando non squilla il cellulare di John Laurinaitis. Ma... ma chi minchia può avere una suoneria così brutta? Oh cazzo, scusi signor Stinson. Tutti voi adesso vi aspetterete uno sclero da parte mia. Beh, non ci sarà. Non credete che io non voglia sclerare contro John Cena. È che sinceramente non mi vengono le parole. Da WrestleMania io credevo che avessero abbandonato questo mito insulso di far vedere John Cena come un supereroe, ma a quanto pare ci sono ricascati. In un match nel quale John Cena ha subito di tutto, avete capito bene, ha subito di tutto, è stato ammanettato di piazzo, credo di avervi fatto capire che cosa penso del finale di Extreme Rules. Yes! 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 Il pre-show ancora non è finito, infatti molti, io per primo, penso che ci sia la People Power Battle Royale. Invece no, ci sono solamente le entrate. Ma sono scemi questi. Altra cazzata che va ad aggiungersi al già ricco palmarès di cazzate nella storia di Over the Limit. Per 10 lunghissimi ed estenuanti minuti ci fanno vedere solamente di entrate di jobber e pipponi, probabilmente provenienti da ogni CES e da ogni angolo nascosto e dimenticato dalla WWE. Gente che addirittura io pensavo fosse licenziata, come JTG, vestito come uno spogliarellista per omosessuali. Probabilmente l'unico tag team rimasto in circolazione sono Usos e Primo e dei Usos. Basta, qualcuno di voi mi ha nominato Titus O'Neil e Darren Young. Ammazzatevi. Dove troviamo Matt Stryker che intervista di Apex Predator Randy Orton sui fatti dell'ultima puntata di SmackDown. A salvare la situazione per fortuna c'è Chris Jericho, più che altro a salvare i miei maroni dalla parlantina monotona da robazzo di Randy Orton. My name is Randy Orton. Ha più carisma Bender di Futurama, diciamocelo chiaramente. Mi prendi per il mio scintillante cazzo metallico? E che si vuole concentrare sul vero problema della WWE, ovvero lo stesso Brodus Clay. Io avrei pensato altre persone, ma a quanto pare The Miz intende solamente Brodus Clay.
È un Demiz che si vuole rendere ridicolo più di quanto non abbia ancora fatto. Quindi smette di parlare e comincia a ballare. Questo è il ballo del Magnifico. Purtroppo il nostro tempo è esaurito, ma noi vi diamo appuntamento la prossima settimana per un'altra puntata di Rose Got Talent. Perché quello è ballare. Guardateli negli occhi, veramente felici di essere apparsi su un ring della WWE, così contenti di essere accanto al loro eroe Brodus Clay. Se solo riuscissi a trovare un cazzo salendo una voglia di uccidere inimmaginabile. Ma per fortuna so come calmarmi. Ehi, hey Barney, la vedi quella? Oh sì, si capisce da qui che è un ammaialone. Beh, cosa vi aspettavate? Io mi rilascio con un porno, non sono mica un serial killer. Per adesso. Davido Tunga, o Tanga, o Tunga! Comunque questo non è un match. Per meglio dire, è un comedy spacciato per match. O meglio, è un comedy spacciato per comedy. Voglio dire, chi è che riderebbe nel vedere due uomini che si denudano? Uno con un cazzo a forma di cobra, e l'altro con le mutande raffiguranti il suo cazzo, che però è sempre meglio della maglia di Justin Bieber. E muori, 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 e muori, 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 Perfetto, allora se vince Daniel Bryan tu dovrai uscire per strada e urlare YES! 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 E quindi passare per esaltato? Esatto. Ok, ma se vinco io tu dovrai indossare la maglietta di Orton e fare la sua esultanza. Sadico! Che fai? Accetti? Ok, accetto. E se giocassimo a soldi? Ti ho detto niente soldi. Ok, va bene, ok. Sei contento ora? Sei contento che mi hai rovinato? Eh? Sei contento? Ti ho chiesto se sei contento? Sei contento? Sei contento? E fu così che per una stupida scommessa un povero ragazzo è stato costretto ad umiliarsi. Tutta colpa di questo essere, guardatelo, nei suoi occhi anziché esserci vergogna c'è orgoglio, ed anziché essere pervaso dai sensi di colpa, sprizza ipocrisia da tutti i pori! Quindi fate un favore a voi stessi, se doveste vedere una persona simile per strada, costringetela ad urlare YES! 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 Vale sia per il suo che per il vostro bene. E mi raccomando, usate la maglia di Randy Orton solo per pulire i cessi. E non lasciate che la sua voce monotona possa rompervi le balle ancora una volta. Pubblicità progresso per il programma di disintossicazione da Randy Orton. Disintossicarsi non è un diritto, è soprattutto un dovere. Soprattutto adesso che sta per tornare. Come? Oh mio Dio, sta per tornare, cazzo! Oh mio Dio, si salvi chi può! Cosa fate ancora lì a casa? Presto, scappate! Sta per tornare Randy Orton! Ma che ospiti mi mandate, cazzo? Avevo qua delle domande interessantissime e non poteva rispondere perché è un completo idiota, ma porca puttana, che figura di merda!